Ecco, ormai giunti all'atto finale dell'Europeo, che vede sfidarsi due delle squadre più favorite alla vigilia, ovvero la Spagna e l'Inghilterra. Da un lato le fuorirosse, gli spagnoli, guidati da Lamine Yamal, giovane talento del Barcellona, che in semifinale contro la Francia ha segnato quello che forse possiamo definire come gol più bello dell'Europeo. Dall'altro lato invece l'Inghilterra, che non ha brillato particolarmente durante la competizione, ma che è quasi sempre riuscita a ribaltare il match, oppure a vincere calci di rigore. Ieri sera infatti è andata in scena la seconda semifinale, vinta appunto dagli inglesi per 2-1 contro l'Olanda, grazie a un gol di Watkins nei minuti di recupero. La Spagna invece cerca il suo quarto titolo europeo, dopo quelli del 64, 2008 e 2012, e grazie a una competizione giocata in maniera eccezionale è riuscita a conquistarsi la finale. L'Inghilterra invece cerca ancora il suo primo titolo europeo, che non ha mai vinto, e cercherà appunto all'Olympia Stadium di Berlino, stadio in cui l'Italia nel 2006 vinse ai calci di rigore contro la Francia la Coppa del Mondo, cercherà di vincere la sua prima Coppa europea. Chi vincerà? Chi riuscirà a strappare il titolo dalle mani degli azzurri? Gli spagnoli oppure gli inglesi?